Amici di Dilettantissimo, un cordiale buon pomeriggio da Chiavari, amichevole tra l'Entella e il Genoa di Giampiero Gasperini. Le riprese sono affidate a Simone Maggi. Pallone largo verso Rincon. Scambia con Pandev, ancora Rincon, inserimento dentro l'area di rigore, si libera dell'avversario, Rincon la conclusione, pallone che viene toccato da Iacobucci. Perotti dentro a cercare Pandev che trova un buon varco, qua Iacobucci è bravo a distendersi. Angolo per il Genoa, pallone che viene scaravantato dentro, colpo di testa e gol da parte di Kučka. Il Genoa passa in vantaggio su questo calcio d'angolo, Kučka ha lasciato troppo libero dalla difesa dell'Entella, ha portato in vantaggio il rossoblù, si sblocca il punteggio nel finale di tempo. Il tocco verso Keita, eccolo il traversone basso, c'è una respinta, poi Staiti e arriva il pareggio dell'Entella, di prima intenzione dal limite, Lorenzo Staiti ha messo alle spalle di Uicani. E arriva il pareggio dell'Entella a sorpresa dopo 9 minuti della ripresa. Attenzione a Sforzini, gira di testa. Qua c'è stato un ottimo intervento da parte di Uicani. Calcio d'angolo per l'Entella. Colpo di testa di Costa Ferreira e indovina il gol del 2-1 con la difesa del Genoa che sta a guardare. Traiettoria perfetta del portoghese e l'Entella dopo 16 minuti della ripresa trova il sorpasso con Costa Ferreira. Arriva adesso il triplice fischio, l'Entella sorpresa batte il Genoa per 2-1.